Spegnete i fuochi. Su, datevi da fare. Tutto bene, compagno comandante. In perfetto orario. Capitano Rossen, dell'esercito degli Stati Uniti. In forza ai commandos sabotatori. Il sergente Grant. Bene. Benvenuti, io sono Branco, comandante della formazione. Vai, mira. Siedi. Grazie. Ecco, ho il piacere di offrirti un po' di Slivovitz, compagno americano. Dammi, non è whisky, ma è buono. Ecco, qui a una ventina di chilometri dal comando tedesco è situato il grande stabilimento bunker di cui parlavi prima. È il più importante centro di tutto lo scacchiere balcanico per la raffinazione dei prodotti petroliferi provenienti da Ploest. Non è esatto, perlomeno non è tutta la verità. Secondo i nostri informatori, i tedeschi vi hanno installato impianti per la produzione di materia fissile, destinata alle nuove armi. Quindi l'obiettivo primario sarà quello di distruggere gli impianti. Non ora. Forse più tardi. Prima bisogna eliminare il centro nevralgico, colui che ne è la mente. Tienilo bene a mente, Branco. Questo signore dall'aria pacifica e quasi distratta è la mente. Senza di lui la produzione subirà una lunga parentesi di stasi. Non è facile trovare in tempi brevi un altro scienziato di quel calibro. Si chiama Amundsen. È svedese. E pare anche che collabori coi nazisti per... Solo per amore della ricerca scientifica. E non per le solite aberrazioni ideologiche, ma questo è tutto da verificare. Quindi Amundsen è il primo obiettivo? Per ora l'unico obiettivo è lui. La mia missione consiste nel liberare Amundsen e trasferirlo in una zona controllata dagli anglo-americani. Non sarà facile, amico. Alla consistenza dei reparti tedeschi di sorveglianza e alla difficile ubicazione dello stabilimento bunker interamente costruito in galleria, si deve aggiungere che Amundsen sarà un bunker nel bunker. È completamente da escludere che qualcuno di noi possa arrivare sino a lui, capisci? C'è poi da considerare che al complesso si accede soltanto attraverso un tunnel. E con le poche forze a disposizione ritengo impossibile aprirci un varco. Quel tunnel è una vera forca caudina che non permette assolutamente un attacco di sorpresa. E se noi rovesciassimo il problema? C'è un detto molto famoso, mi pare, del Corano. Se Maometto non va alla montagna, la montagna andrà da Maometto. Mica male. Sarà la montagna che andrà da Maometto. Le ricordo, colonnello, che qui sono io che rappresento l'élite delle forze armate, la struttura portante del nuovo Reich, e che noi delle SS siamo investiti di maggiori doveri e privilegi per diretta volontà del Führer. Io più modestamente ma onorevolmente rappresento l'esercito. E la prego di ricordare che fino ad ordini contrari sono l'ufficiale più alto in grado e sono io, il comandante di zona. E poi la prego, maggiore Dietrich, manteniamo in privato le beghe personali. Il nostro ospite è stato convocato per esprimere il suo giudizio sui motivi di questa riunione. Dunque, ho già cercato di esporvi qual è il mio punto di vista e anche la situazione come oggi. Ho bisogno ancora di un altro mese, prima che possiate trasferire in Germania una quantità consistente di ciò che sapete. E devo insistere su un punto. Il convoglio avrà bisogno di una particolare protezione. Le intercapedini dei barili, anche se di spessore robusto, non sono sufficienti a neutralizzare gli effetti di colpi violenti. Bene. Cureremo particolarmente due cose, la protezione e la segretezza. A lei il compito, professore, di accelerare al massimo le consegne. Noi le possiamo concedere soltanto 2 o 3 settimane. Bene, farò il possibile.
Ma ricordatevi, signori, che la scienza non può essere violentata. La formula che sfruttiamo oggi ha richiesto lunghi anni di applicazione. A parte il fatto che fu messa a punto per scopi pacifici. Lei è svedese. E gli svedesi non fanno più guerre da quasi 200 anni. E quindi lei non ne capisce né le esigenze né la logica. Venga, professor Amundsen. La farò scortare allo stabilimento. Light! Sì, colonnello? Fa riaccompagnare subito il professore. Grazie. Con una scorta. Bene. Bravo, Pavor. Quando eri all'università facevi parte anche tu della Lega Antifumo, se non sbaglio, e ora? Vedi, lui è un vero intellettuale. Predica bene e razzola male. Si fa di necessità virtù. Ti va bene il giornale Borba per farti delle cartine? Almeno non contiene solanina. Meglio tabacco che pelle di patata. Grazie. Eccomi, capo. Velico, allora, tutto a posto? Ho già telefonato personalmente al comando di settore e ho ottenuto l'autorizzazione. Ah, bene, possiamo disporre del biplano. Me lo sono fatto mettere anche per iscritto. Oh, così, bel colpo, amici. Tipici. Un biplano. Non speravo di meglio. Potrò portare Amundsen a Brindisi volando in meno di 3 ore. Non avrai problemi con quell'aereo. Vecchio, eh? Ma vedi, noi l'abbiamo tenuto come un tesoro. Fu recuperato mesi fa in un hangar di Sarajevo, rimontato pezzo per pezzo. Piuttosto prima dovrei avere in mano la pelle dell'orso. Sì, speriamo che Amundsen collabori. Già. Senti, tu e Mira rimarrete qui al campo. Con me prendo solo Pavor. D'accordo. Bravo, vai. Ciao. Adesso. Ciao. Anche il sergente Grant resta qui. È meglio essere prudenti. Se dovessi fallire io, proverò lui. Andrà tutto bene. Sai cosa diceva il nostro comandante prima di ogni attacco? Achille si colpisce non al petto, ma al tallone. E noi invece lo colpiremo nelle mutande. Vieni qui. Gustate queste specialità della casa adesso. Oh. Le ho fatte personalmente con le mie mani, tenente. Vieni. Non le trova deliziose? Ottime, Frau Gertrude. Come nelle migliori pasticcerie di Stuttgart. Ecco, c'è anche un bel pizzico di pistacchio. Il che non fa male allo spirito. Il tuo è soltanto spirito di kartoffel, mon amour. Facciamo un brindisi a Margareta, che ha le più belle gambe della Jugoslavia. E al mio dolce Sigfrido, che è pieno di marchi. Grazie. Adesso cambia disco. Questi stupidi valzer mi stanno fin qua. Magari metti la cavalcata delle Valchirie. Cavalcata delle Valchirie? Cavalcata delle Valchirie! La cavalcata delle Valchirie? Ma dov'è il disco? Uffa, non riesco a trovarlo. Cercalo, sì, brava. Ah, eccolo qua. Deve essere questo. Valchirie, cavalcata delle Valchirie. Margareta, la. Povero mio Wagner. Cavalcata delle Valchirie, Valchirie! A Parigi eri più gentile, mon chéri, cos'è, non ti piace più? Ne ho abbastanza delle tue smorfie, non mi seccare, scema. Quando il maggiore è a corto di argomenti, allora fa il duro. Non preoccuparti, vieni, i miei argomenti funzionano perfettamente. Vieni, chéri.
Lasciami in pace. Tu mi annoi. Naso aquilino, pelle scura. Tu per caso non sei di ascendenza ebrea? No. No, io sono ariana. Davvero? No, tu non sei ariana. Sono ariana di Budapest. Ti si legge negli occhi che sei un'ebrea. Sì, è così. Confessa. Confessa! Alzati, puttana. Vedremo se sei ariana oppure no. Un momento! Chi è? Zitta! Fermi tutti! O vi riempiamo di piombo. Occupati di loro. Di sopra. Ora. E tu statene buona. Non ti muovere. È lui, ne sono sicuro. Sono il maggiore Dietrich. Sì, stavamo cercando proprio lei. Vero, Branko? Alzati, alzati! Non le serve la giacca. Venga con me. Anche voi, scendete. Svelte. Niente scherzi. Non di là. Voglio il professor Amundsen. Dia ordine che lo trasferiscano al suo comando immediatamente. Dentro. Non ce la farete a uscire vivi da qui. Se entro mezz'ora non è arrivato Amundsen, sarai tu il primo a non uscire vivo. Sbrigati. Telefona. Sì, parla di te. Passami Gruber. Allora, Gruber? Sì, Dietrich, è molto urgente. Mandi il professor Amundsen immediatamente qui al comando. Sì, immediatamente, le ho detto. Darò l'ordine scritto all'autista. Faccia presto, Gruber, rinforza... Rinforza la scorta, bastardo, ci hai preso per scemo. Eh? I tedeschi li ho chiusi in cantina, non ci daranno fastidio. Bene. Aspettiamo. È passata più di mezz'ora. Accidenti. E si sta già facendo giorno. Pavor, guarda se c'è un disco di musica americana. Benny Goodman. O meglio Kurt Weill. Signora Gertrude, si apra per favore. Baronessa, vedi di cacciarli via. Attenta, Niente mosse false. Signora Gertrude! Eccomi. Salve. Mi dispiace, non potete entrare. Perché? Che succede stasera? Niente ragazze? Andate via, è tardi. Ma cos'è questa musica? Suonate per i nemici? No, per il vostro comandante. È di sopra e non voglio problemi. Il maggiore Dietrich è nervoso, sono guai se vi vede qui, lo capite? Andate.
Stanno arrivando. Andiamo. Chi siete? Che cosa volete? Stia calmo, professor Amundsen. E non si preoccupi, è in buone mani. Bloccate subito la 38 e la 43 sud. Tenteranno di raggiungere direttamente la loro base. E state attenti, Amundsen è con loro. Lo rivoglio vivo qui. Certo, signor maggiore. Che cosa dobbiamo fare con la signora Gertrude? Sbattila a Mauthausen. Le servirà di lezione. Siamo fregati. Weiter! Mehr, zu mehr, los Idioten! Dobbiamo risalire a piedi fino al passo, tagliando attraverso i boschi, e poi scendere dall'altra parte. Muoviamoci. Su, scenda. Si sbrighi. Chiama in Brigade Führer. Un americano. L'altro era il famigerato Branco, comandante dei ribelli della zona montana. Sì, li stiamo braccando. Ma è assolutamente necessario attaccare il loro campo base e, se possibile, con l'intervento dell'aviazione. Sì, bisogna prevenire il piano di Branco. Colpirlo là dove si sente più forte. Jawohl, mein Brigade Führer. Dankeschön. Non condivido affatto la sua idea. Meglio un buon reparto di Alpenigher. Più agile, e non metterebbe in allarme i ribelli che potrebbero dirottare Amundsen verso altri campi base. Müller, il suo ha quasi l'aria di un sabotaggio, invece che di un aiuto. Non si rende conto che ci troviamo in una situazione di emergenza? La guerra, maggiore Dietrich, è sempre emergenza. Easy. Lui se l'è già guadagnata una medaglia. Sono mesi che va e viene per portarci viveri. È in buone condizioni, non si direbbe neppure. Perché è l'unico che mangia. L'erba non manca di certo. Sono aerei tedeschi. Mettiamoci al riparo. Via! Come on.
da qui. Sarà un brutto colpo per Rossi. Dovrà studiare un'altra soluzione. Un sorso di Slivovitz, professore? No. No. Credete di avere fatto un'azione liberatrice, ma non avete tenuto conto delle mie scelte. Voi prevaricate uno scienziato che mette a disposizione dell'umanità il risultato dei suoi studi. O pensate che sia più morale metterlo a disposizione vostra? Dalla nostra parte vi è il mondo libero, professor Amundsen. Dall'altra parte, invece, quello aberrante del nazismo di Hitler. Ma anche voi, anche il vostro mondo libero userebbe la mia opera per scopi di guerra, distruttivi. L'equazione rimane uguale. No. Voi aspettate qui, vieni. Fermati. Alza sulla strada due bombe a mano, sbrigati. Sì. Le consiglio di non riprovarci. Se mi dà la sua parola che non scappa, la posso sciogliere. Allora dobbiamo considerarla un collaboratore del nemico. Già, è di un nemico che è aggressore, non certo aggredito, e quindi dalla parte sbagliata. Vedrà, Amundsen, a lungo andare la storia ci renderà giustizia. Mira! Veliko! Branko! Branko! Che cosa è successo? I tedeschi hanno bombardato il campo. Non c'è rimasto più niente. Siamo stati sfortunati, capitano. Anche il biplano è andato distrutto nel bombardamento. Dannazione. Questa del biplano non ci voleva. Bisognerà trovare un altro modo per trasferire Amundsen a Brindisi. Hai qualche proposta, Branko? Per il momento non c'è altro da fare che superare il fiume Spreca e raggiungere la 13ª brigata. Veliko! Eccomi, capo. Forza, tocca a te guidarci verso lo Spreca. Ci sono nato là. Bene, in piedi, ragazzi. Muoversi! Su, venite.
capo. Più avanti ci sono delle passerelle, ma dovremmo procedere alla spicciolata perché non sono molto solide. Beh, ci metteremo un po' più di tempo. Si appoggia a me, professore. Ringraziare, immagino. Lo farei se non fosse per colpa sua che mi trovo qui. Questo macello è per colpa tua. Forse per me ti avrei lasciato dove stavi, in mezzo a quella merda di tedeschi. E io che mi sono lanciato col paracadute per portarlo libero in America. Affidatelo a me. Il professore è saggio e capirà la situazione. I tedeschi! Buttiamoci nel bosco e sparate solo se necessario! Los absteigen! Den Forst hinein! Bewegt euch! Und zum Schießen vorbereiten! Feuer! Berge 1! Si abbassi, giù! Venga. Deve essere rimasto indietro con Mira. Io li vado a cercare. No, no. Mira se la sbriga da sola. Venga.
Aiutalo! Dai, venite! Svelti, svelti! Correte! Presto, presto! Meglio fermarci e affrontarli. No, è impossibile. Branco, venite con me. A 50 metri possiamo sganciarci attraverso un canale. Presto, andiamo. Fate in fretta. Perché nessuno mi ha dato l'ordine di farlo. E lei perché non chiama i tedeschi? Perché ho una figlia come te. Stehen bleiben! Die Gewehr! Kommt! Cominci pure a leggere il bando, ispettore. Bene. Actum, così le autorità del Reich puniscono coloro che danno appoggio alle bande ribelli. Siete avvertiti. D'ora in avanti non vi sarà pietà per nessuno. Eseguiremo condanne a morte indiscriminate, ogni qualvolta verranno compiuti atti criminosi contro le forze armate germaniche. E questo in forza alle leggi di guerra in vigore su tutti i territori occupati. Guarda! Stupida! E non fingere pietà. Dovevate pensarci prima, tu e quel bastardo del tuo comandante. Questa rappresaglia è giusta e sacrosanta. Andiamo! Continui a mantenere il silenzio, eh? Eppure sarebbe così facile venire a patti. Basta che tu mi riveli tutto ciò che sai su quell'ufficiale americano e la tua vita può essere salvata. Non ha motivo di ostinarsi. Le conviene parlare. Morire così bella, così giovane, e per una causa persa, poi. La nostra non è una causa persa. Voglio sapere tutto su quell'americano. È lui che organizza gli aviolanci ai partigiani. Ed è sua l'idea di rapire con la forza il professor Amundsen? Parla, parla! O ti faccio fucilare. Il nostro Müller è troppo legalitario. Capace di dire che costei è una combattente regolare. E che quindi va trattata secondo le convenzioni di Ginevra. Ma per me... per me appartiene a una razza inferiore e non ha alcun diritto. Ma è sempre una donna maggiore. Mi meraviglio, professore, che la difenda. In fondo è stata lei ad aiutare i suoi rapitori.
Mi creda, quella cagna non merita alcuna pietà. Dove si nascondono i tuoi amici, eh? Rispondimi! Lurida puttana slava! La prego, ora basta, maggiore. Si calmi. Leitner! Agli ordini. Portala via. Domani all'alba sarà fucilata. E ora può tornare al suo lavoro, professore. Non ho più bisogno di lei per il momento. Dovrà solo fare il possibile per abbreviare i tempi delle consegne. Fermatevi! Alt! Dobbiamo essere al cimitero prima dell'alba. È nostro dovere verso tutti quei poveri morti. Dobbiamo dargli sepoltura cristiana. Anche se erano ribelli o criminali, hanno diritto alle nostre preghiere. D'accordo, preti. Potete passare. Nessuno si muova. Dov'è la ragazza? Dimmi dov'è, avanti! Laggiù! Mira! Sono qui! Dov'è Amundsen? Lo hanno mandato allo stabilimento. Maledizione! Maggiore Branco, comando la 14ª brigata, portami dal tuo comandante. Ai suoi ordini, signor Maggiore. Un momento, fermaio. Questo è l'ufficiale incaricato della sicurezza del treno. La spedizione va effettuata in modo tale che ogni vagone trasporti solo pochi fusti di materiale, diciamo il 20%. Il resto lo riempirete con del carburante normale. Ma come faremo a distinguere i fusti? E quelli del primo gruppo saranno contrassegnati con delle sigle, anche se non sarà difficile individuarli per il doppio peso delle intercapedini. Bene, professore. Mi sembra che tutta l'operazione sia stata predisposta adeguatamente. Domani mattina
L'operazione Balkan Cross potrà scattare finalmente secondo i miei piani. È merito anche suo, Müller. E per quanto concerne la sicurezza del convoglio, c'è il tenente Fallmayer, che è un mio diretto collaboratore. Signori. Noi ci siamo parlati spesso con gli occhi in questi ultimi tempi. Forse ora è venuto il momento di parlarci a voce. Sono contento per quella ragazza. Non sopporto più interrogatori, torture, fucilazioni. Certi metodi ripugnano alla mia coscienza. È una realtà brutale che ha aperto gli occhi anche a me. Solo adesso mi rendo conto che la guerra è come la peste. Non risparmia nessuno. E che la mia opera serve ad assecondare una terribile follia. C'è di più, professore. La Germania ha perduto la guerra. Hitler cercherà di prolungarla per un altro anno o due. Ma sa a quale prezzo? Milioni di morti, intere città distrutte. Specie se verranno usate le nuove armi. È un genocidio. Che possiamo fare? Lei può fare molto. Raggiunga l'americano. Colga questa occasione per separare le sue responsabilità dalle nostre. Senza di lei forse non riusciranno a produrre altri strumenti di morte. Questa carta le servirà per uscire fuori dalla città. Dopodiché, Dio l'aiuti. Che ne sarà di lei? Io sono ancora un ufficiale. Devo seguire il destino della Germania. Senti, Ojak, dobbiamo riorganizzarci e riconquistare almeno in parte le posizioni perdute. Puoi contare senz'altro su di me. I miei uomini sono più di 500, bene armati e bene addestrati. Devi avere fiducia, Branko. Sono sicuro che presto la fortuna sarà dalla nostra parte. Lo spero. Tutti questi alberi, questo verde, mi fanno venire in mente un campeggio che feci nel Missouri, qualche settimana prima di arruolarmi. È stato mai nel Missouri, capitano? No. Le ragazze favolose che ci sono. Che gambe. Stile Ginger Rogers, per intenderci. A che cosa sta pensando adesso, capitano? Ad Amundsen. Non riesco a capire perché un uomo come lui, uno scienziato, un'intelligenza superiore, si ostini ancora a collaborare con i nazisti. È assurdo. Già, è assurdo. Tutto è assurdo in questa guerra. Sa una cosa, capitano? Oggi Mira mi ha detto che negli ultimi due mesi i tedeschi hanno ucciso 6.300 civili. E il peggio deve ancora venire. Tu sei sposato, Grant? No. In un certo senso ti invidio. Io ho moglie e due bambini su a Chicago. Due gemelli. E ora mi chiedo che cosa gli accadrà tra una ventina d'anni, quando funzioneranno nuove tecnologie di sterminio. È molto meglio non pensarci, capitano. Adesso l'unica cosa che possiamo fare noi qui è fottere i tedeschi e portarli via Amundsen. Il resto è compito del presidente Roosevelt. Non crede? È quello che volevo sentirti dire, Cary Grant. Buonanotte. Ancora uno sforzo, professore, ci siamo quasi. Grazie. Chi va là? Ruggito. Portalo dal comandante, io devo ritornare al paese. Stasera sono di turno a scuola. In bocca al lupo, professore. Grazie di nuovo, maestrina. Di niente. Grazie. La spedizione del materiale fissile è stabilita per domani mattina. La chiamano Balkan Cross, perché useranno un treno ospedale per trasportare i fusti. Un treno ospedale, ne è sicuro? Certo, vogliono evitare atti di sabotaggio e mantenere il segreto sull'operazione. Per questo ricorreranno al trucco di caricare dei finti feriti che dopo verranno fatti scendere.
non muovetevi. Indietro, vai. Su, forza, adesso spogliatevi, svelti. E niente scherzi, eh? Dai, anche tu. Alles bereit, Herr Feldwebel. Gut. Die Wagen öffnen! Abspringen! Schnell! Ableiten! Los, los! Raus! Raus! Alles bereit! Wohin gehst du, Idiot? Keiner darf von dem Zug absteigen. Steig zurück auf! Vorsichtig! Na, pass auf! Gut, komm, die nächsten zwei vorbringen. Was tust du da? Wir sind doch nicht hier, Zeit zu verschwenden. Also, zupacken, Jungs. Wir sind da. Wo sind die Nächsten? Was ist mit den Vorhergehen geschehen? Quanto manca ancora al punto stabilito per lo sganciamento? Una mezz'ora. Dopo Bistrik inizia il tratto in salita. Ok, capo. Tieniti pronto, Grant. Sono pronto dal mio primo rodeo nel Texas. Warum läuft das beschissene Wasser noch aus?
Wasn't it right? This is fortune. Diavolo! Augenblicklich. Ja, das ist ein direkter Befehl von der Schutzstaffel. Ja, aufhalten! Los, schnell, laufen! Ihr zwei da! Halt! Halt! Vogliono bloccarci, aumenta al massimo, forza! Sgancia! Thank you.
Sì, signor generale. Certo, capisco bene. Sì, ma prima di intervenire con le truppe alpine si deve preparare il terreno. Carri armati, artiglieria, gruppi di guastatori. Sì, sì, un'azione combinata con l'intervento dell'aviazione in modo da sfondare. Sì, sì, glielo passo subito. Allo? Dietrich, sì. Senz'altro, generale. La ringrazio per la sua fiducia. Sì, conosco la zona molto bene. Non dubiti, spazzeremo via tutti quei ribelli una volta per sempre. Alla parola di Dietrich. Bene. Ha sentito anche lei? Dopo quanto è accaduto al treno e dopo che quei banditi hanno rapito di nuovo Amundsen, ne va della nostra dignità. Sono pronto a tutto stavolta. Anche a mettere a fuoco l'intera Erzegovina, se serve. Se mi permettete, ho un'idea un po' diversa sul come impostare la difesa. Avanti, americano, vuota il sacco. Se la nostra informazione è esatta, i tedeschi attaccheranno all'alba. Ora, io penso che cercheranno di sfondare dal fondovalle, perché è impossibile scendere dai passi superiori senza i muli. Quindi, penso che un contingente, piccolo se possibile, dovrebbe rimanere qui a sostenere l'attacco. Un altro contingente, appostato più in basso, dovrebbe muovere e assalire i tedeschi alle spalle. Eh? È buono. Sembra anche a me. D'accordo. Ne assumo io il comando e parto subito. Di notte la marcia è meno agevole, ma molto più sicura. Prima che spunti il sole, saremo pronti ad agire. Porta con te la terza, la quarta e la quinta compagnia al completo. E di a Zdenko di mettersi a tua disposizione. Bene. Amico, non so se ci rivedremo. Comunque, grazie di cuore per quello che stai facendo. Beh, c'è di mezzo anche la mia pelle. Ah, senti, ce la farai a portare quel tuo cervellone in America. Te lo prometto. Domani fumeremo le foglie dei cavoli. Signor Maggiore, ai suoi ordini. Non appena gli aerei decollano, ci uniremo al grosso della fanteria. Dobbiamo distruggere la loro base ad ogni costo. L'attaccheremo sul fianco, mentre il 23esimo Alpenjäger sfonderà al centro. Nemiche sono segnalate a quota 480 sul fondovalle. Allo? Comando settore? Parla Dietrich. Urgente. Modifico il piano iniziale. Dirottate il primo attacco su quota 480 in direzione del fondovalle. Bisogna impedire ai gruppi ribelli di prendersi alle spalle. Intesi? Pavor! Con un gruppo di mitraglieri prendi posizione sulla destra e non sparate finché non gli saremo alle spalle. Sì. Zdenko, si sono mossi i carri armati? No. Bene. Gli aerei! Ci hanno individuato quei figli di puttana, ormai il piano va a monte. Avanti, su, in posizione! E prepariamoci a vendere cara la pelle! Rispondete solo a colpo sicuro e non sprecate le munizioni!
anche da terra. Avverti Pavor di tenere duro, vai! Che Branco è incappato in un guaio. Forse è per questo che ancora non ci attacca. Eccoli! Ognuno faccia del suo meglio, ragazzi! Svelti! Appostatevi tra gli alberi! Sembra che vada abbastanza bene. Quei porci si stanno ritirando. Non farti troppe illusioni, Ojak. Fra un po' ritorneranno. E con i carri. Pavor! Filiamo prima che ci circondino. Vai tu intanto, io vi copro le spalle. Non le sporchi troppo, sbrigati, sono già tutti in movimento. Giù! Generale, l'operazione sta procedendo a gonfie vele. Li abbiamo sloggiati dalle quote 480 e 530. Sì, certo, andranno da soli a cacciarsi nella trappola come nei nostri piani. Grazie. Il massimo cui aspiro è una segnalazione al Reichsführer Himmler. D'accordo. Passo. Se riusciamo a sganciarci, ci ritroviamo con Ross e negli altri alle grotte di Pusniak. Speriamo di non trovare ostacoli. Già. Seguitemi! Forza! Attenti, a terra! Fuoco! Ah!
Va un po' meglio? Sì. Non capita tutti i giorni di essere curata da uno che ha vinto il premio Nobel. Chissà se Branco è riuscito a cavarsela. Mi preoccupa questo silenzio. Ormai non si sente più sparare un colpo da quasi mezz'ora. Forse l'hanno fermato. State tranquilli. Branco è come il diavolo. Nessuno riesce a fermarlo. Ci siamo. Bisogna far fuori quei carri. Ok. Cerca di coprirmi. Che i loro reparti più efficienti siano stati annientati risponde a verità. Ma è pur vero che il gruppo guidato da quell'americano, prima di ritirarsi, ci ha inflitto pesanti perdite. Tutti i loro comandanti, inoltre, si sono messi in salvo e non tarderanno molto a ricostituire gli organici. A questo aggiunga l'impossibilità di mettere gli artigli su quel dannato Rossen. È una spina dentro la zampa del leone, ma fastidiosa. E come se non bastasse, Müller mi ha messo al corrente che Amundsen è caduto di nuovo in trappola. Io le prometto che entro i prossimi 2 giorni libererò il professor Amundsen e catturerò l'americano. Me ne assumo la responsabilità. E se fallisco, ne trarrò le conseguenze. Vai. Ho delle buone informazioni circa la direzione presa dai ribelli. Mi dia l'ordine e io chiuderò la partita una volta per tutte. D'accordo. Faccia subito richiesta scritta del fabbisogno di uomini e mezzi corazzati. Dia questo a Müller. Dopo il figlio caduto sul fronte russo da eroe, adesso anche la moglie e la figlia. A Dresda. Centinaia di bombardieri. Un inferno. Noi ci troviamo qui, corteggiando la Madanska che porta fino a Ivangrad. Senza uscire allo scoperto potrete tagliare diritti a Matasevo. E lì sarete a un paio di giorni dal mare. Da soli, capitano? Mi chiedo se qualcuno di voi potrebbe farci da scorta. Mira e io non vi lasceremo sino all'imbarco, va bene? Senti, perché non vieni con me in America? Posso svelarti un piccolo segreto? Certo. Io sono sposata con lui.
Un'altra delle gaffe per cui vado famoso. Franco! Ruggica! Dovete andarvene subito via di qui. Dietrich, è iniziato un rastrellamento. Le SS stanno risalendo i monti. Saranno qui tra mezz'ora. Carogna, non ci molla. Avanti, muoversi o si rischia di fare la fine dei topi. Forza, olio le gambe, affrettatevi! Professore, o sarà troppo tardi. Io mi sento responsabile di tutto questo. No, non deve farsene una colpa. Nessuno di noi la voleva, questa sporca guerra. Non credo che riuscirete a trovare un'imbarcazione sul posto. E poi vi sarà difficile raggiungere il mare. I tedeschi presidiano le strade giorno e notte per il fatto che c'è quell'aeroporto. Come hai detto, un aeroporto. Già. Sì, è l'ultimo aeroporto prima del confine col Montenegro. Pochi aerei, per lo più da ricognizione. Ma i tedeschi li curano come noi curiamo i nostri cavalli. Pochi hai detto, a me ne basta uno. Vi garantisco che me ne basta uno. Grant. Ai suoi ordini, capitano. Tu te la senti? Certo, certo. Che cosa? Di fare un bel rodeo in quell'aeroporto. Ma per un rodeo ci vogliono i costumi giusti. Un paio di mesi fa passarono di qui due di quelle carogne. Volevano dello Slivovitz. Li ho seppelliti sotto un fico, là nell'orto. Però mi sono tenuto stivaletti e uniformi. È roba buona. Allarme! Allarme! Ah!
Bene nei rodei, eh? Beh, niente male. Ma non saremmo qui se io non avessi fatto un corso accelerato di pilotaggio. Vuol dire che questa è la prima volta che guida un aereo? Sì, la prima. Oh, Cristo santo. Se tutto è andato liscio, dovrebbero arrivare qui da un momento all'altro. Niente paura, mio nipote Ivan. Stanno arrivando i tedeschi, tra poco li avrete addosso. Sono scesi dai camion e stanno risalendo il fiume. Di un po', sono in molti? Certo, tutti SS. Beh, dovranno passare per forza davanti al vecchio mulino. Hai fatto quello che ti ho suggerito io? Ho piazzato 4 mine sotto il pavimento. Se entrano, saltano tutti. Su, venite. Penso di sentire un rumore. Una lepre. Ce ne sono tante qua. Wir gehen alle mal rein, um gut durchzusuchen. Hast du was gefunden, Hans? Nein, na, hier sind sie nicht. So, guck mal da. Tedeschi. Speriamo che Rossen intuisca la situazione. Andiamo, andiamo! Vieni, su, vieni! Professore, presto, presto! Fermi là. Il suo viaggio finisce qui, Mr. Rossen. Invece per lei non è ancora finito, Dietrich. Amundsen deve venire a prenderlo. Venga, venga, professore. Non abbia alcun timore, non le spareranno. Fermi, fermi tutti! Non muovetevi o mi costringete a sparare. Bravo, professore. Non mi aspettavo tanto da lei. Buona fortuna, Mila. Anche a te. Addio, Branco. Ciao. Ciao, Grant.
Non ci dimenticare. In bocca al lupo. E salutami l'America. Promesso.